Siamo in centro Pigolino con una novità, una nuova attività che verrà aperta fra poco. Allora, come dicevi tu, siamo in piazza Pigolino e noi apriremo al mattino alle 7, faremo un orario mattutino dalle 7 a mezzogiorno e pomeridiano dalle 16 alle 19. Al mattino faremo i prelievi del sangue, quindi prelievi ematici e raccolta di altri campioni biologici che manderemo in un laboratorio che insomma segue un tariffario regionale e anche i range ufficiali regionali, quindi vi dà delle garanzie appunto. E poi il resto della mattinata verrà dedicato a tutto il resto delle attività infermieristiche, quindi rilevazione dei parametri vitali gratuita, come dicevamo, e tutto quello che sarà la vostra richiesta, ecco. E in primis appunto i prelievi. Sì. E in primis i prelievi, appunto tutti i giorni dalle 7 alle 9 del mattino faremo prelievi di campioni di sangue e campioni anche di altri liquidi biologici. Non serve l'impegnativa del medico, o meglio, si può venire tranquillamente con l'impegnativa, ma noi, non essendo convenzionati con il sistema sanitario nazionale, non applichiamo i costi del ticket, quindi abbiamo anche, per chi non ha esenzione, un risparmio economico. E in termini di tempistiche sono molto rapidi, nel senso che la maggior parte degli esami sono pronti alle 16 del pomeriggio, vengono inoltrati anche via mail direttamente, o si può passare qui e richiedere comunque una stampa. Le attività che prevedete di fare principalmente? Allora, le attività principali sono le attività che un infermiere può fare, nel senso, le può fare a livello ospedaliere o le può fare a livello di libero professionista, come lo facciamo noi sul territorio o appunto in ambulatorio. Prevediamo di fare iniezioni intramuscolo, in terapia endovenosa, per esempio anche le flebo di ferro o di antibiotico se fosse necessario, terapia reidratante, sempre endovenosa, curiamo ferite, cioè trattiamo le ferite in modo anche avanzato, con dei presidi nuovi che sono difficilmente usufruibili dalla popolazione, che sono prevalentemente, diciamo, cose ospedaliere. Applichiamo colla o invece che punti, per esempio, su delle piccole ferite, se non è necessario, che l'utente, naturalmente seguendo anche il nostro consiglio, vada più o meno al pronto soccorso. Cioè cerchiamo di fare un po' da cuscinetto tra quello che è il medico del base, la struttura ospedaliera e il territorio. Quindi si può venire tranquillamente da noi anche solo per chiedere un consiglio. Ad esempio, facciamo la mattina, la dedichiamo anche in parte della mattinata alla misura dei parametri vitali, se qualcuno vuole fare un piccolo controllo della pressione, della frequenza cardiaca, della saturazione, della glicemia, viene da noi, glielo facciamo in modo assolutamente gratuito. La mattina, dalle 7 alle 9, noi praticamente facciamo attività di prelievo di sangue, non convenzionato con l'ULS, cioè noi ci appoggiamo alla Romano Medica, che ha un laboratorio suo privato, che comunque offre garanzie al 100% dal punto di vista del risultato. Il vantaggio di venire da noi, a differenza di andare da LUS, potrebbe essere la velocità, la velocità anche nell'avere il risultato, perché per la maggior parte degli esami alle 4 del pomeriggio si hanno gli esiti. Noi, non essendo convenzionati ULS, non applichiamo neanche il costo del ticket, quindi c'è anche una convenienza, diciamo così, economica. E magari anche della strada. E anche della strada, perché per quelli di qua la vicinanza. Il territorio limitrofo sicuramente. Poi faremo anche un servizio di elettrocardiografia, quindi elettrocardiogrammi, holter cardiaci e holter pressori. Okay? E ci tengo a sottolineare, l'abbiamo detto prima, però qualsiasi tipo di somministrazione di farmaci deve essere accompagnata da prescrizione medica. Noi non siamo dei prescrittori, siamo degli esecutori di prescrizione. Chiaro, abbiamo la nostra autonomia, però comunque l'idea è quella di portare quello che viene, diciamo, prescritto, ecco, dal medico al paziente utente, ecco. E dopo dicevate che avevate magari qualche progetto in più di servizio. Sì, diciamo che alcune figure verranno qui da noi a
collaborare, nel senso che noi daremo i nostri spazi a dei liberi professionisti e verranno qui da noi, all'interno dei nostri spazi ci potrà trovare la psicoterapeuta, il massaggiatore e probabilmente anche l'iridologa. L'iridologa avrà un suo spazio. Un suo spazio, magari una volta a settimana o due a seconda delle loro esigenze, loro si organizzano e portano la clientela all'interno dei nostri spazi praticamente.